Scipioni, due situazioni quest'oggi arrivate in consiglio regionale, Maflow e Jabil. Cominciamo dalla Maflow, cosa si può prospettare, cosa si chiede? Sulla Maflow chiediamo semplicemente che le istituzioni che hanno firmato con noi l'accordo, un accordo difficilissimo sottoscritto l'anno scorso al Ministero ad agosto, facciano le dovute verifiche, le pressioni sul gruppo polacco che ha acquistato dall'amministrazione straordinaria la società, perché mantenga gli impegni occupazionali. L'accordo prevedeva un trasferimento di produzione dalla Polonia all'Italia per garantire una occupazione aggiuntiva di 30 lavoratori. In quasi un anno il lavoro non è arrivato e i lavoratori non sono stati assunti, quindi questo è un segnale di debolezza di questo gruppo polacco e di grosso interrogativo sul futuro. Quindi oggi noi chiediamo alla Regione Lombardia di riattivare velocemente il tavolo che ha recentemente costituito per avere i chiarimenti necessari per consentirci di proseguire senza problemi. In pratica il gruppo polacco deve confermare questo accordo o, se in qualche maniera si tira indietro, deve motivarlo di fronte al Ministero e alla Regione, a rischio di vedere messo in discussione tutto l'intero accordo, perché altrimenti il rischio non detto è che questo gruppo polacco privilegi stabilimenti in Cina e Brasile e non in Italia. Ancora più complicata la situazione di Jabil, è il caso di dirlo, Scipioni. Sì, per il numero di interlocutori, per la complessità dei processi, il tavolo Jabil richiede necessariamente di essere istituzionale, che contenga i vari soggetti coinvolti a livello nazionale, ma soprattutto a livello regionale, dove ci sembrano essere delle risorse sulle infrastrutture, sulle reti. Questa cosa è fondamentale per capire da Nokia Siemens che cosa intende fare, ma soprattutto per capire se esiste un interesse delle istituzioni al mantenimento del polo tecnologico di Cassina, che oggi è seriamente messo in discussione. Quindi è urgente attivare il tavolo, è urgente che la Regione chiarisca che cosa intende fare su questo settore delle reti, delle telecomunicazioni, per salvaguardare occupazione di qualità, ricerca, sviluppo che c'è a Cassina da oltre 50 anni. Ecco, per intenderci, sono 600 i lavoratori del sito produttivo di Cassina, 350 di Jabil, e questi lavorano adesso, non è che non abbiano lavoro, è quello il paradosso, cioè le commesse ci sarebbero. Sì, diciamo, l'interlocutore Nokia ci sarebbe, però non si riesce a capire che cosa si tratta da fare per il futuro.